Oggi vi parliamo di una neonata abbandonata alle porte di un orfanotrofio. Quando gli assistenti hanno spogliato la bambina per visitarla, hanno trovato qualcosa di speciale sotto i suoi vestiti. Questa storia comincia con una donna di nome Paola, che stava correndo per strada sotto la pioggia battente, zuppa non solo d'acqua, ma anche del suo stesso sangue. Aveva affrontato un'esperienza traumatica che l'aveva lasciata sanguinante e dolorante, ma non poteva fermarsi a curarsi le ferite, perché aveva un compito da portare a termine. Non era la prima volta che si ritrovava coperta di sangue, ma aveva sperato che non sarebbe successo mai più. Si era sbagliata e quella sera ne stava pagando le conseguenze. In qualche modo è riuscita ad evitare le numerose automobili che sfrecciavano nel traffico cittadino, chiedendo scusa ai conducenti che l'hanno vista affrontare gli incroci come se fossero i corridoi di casa sua. La maggior parte le ha rivolto solo insulti e parolacce, ma qualcuno si è fermato a domandarsi perché mai quella donna stesse correndo quel rischio con una neonata tra le braccia nel cuore della notte. Era proprio per sua figlia che Paola si trovava per strada quella sera. Temeva che se si fosse fermata a riposare anche solo per un minuto, la bestia che la stava inseguendo avrebbe fatto del male anche alla sua bambina. Nessuno sa quanto ha corso quella notte. Se dalle sue gambe fosse dipesa solo la sua vita, si sarebbe arresa molto prima. Ma sua figlia meritava un fato migliore di quello che poteva offrirle in quel momento. Quando è arrivata all'edificio che cercava, Paola ha intonato una ninna nanna per convincere la bambina a smettere di piangere. Mentre si avvicinava alla porta del palazzo, con la coda dell'occhio ha notato una figura alta e muscolosa che la fissava in lontananza. Era lui, la bestia da cui era scappata poche ore prima. Negli ultimi 10 anni molte persone si erano chieste se un giorno Paola sarebbe davvero morta per Xavier. Era l'amore della sua vita e lo sapeva bene. Un giorno la mamma di Paola le aveva detto che lo amava troppo. Non devi mai amare troppo, a prescindere da quanto sia bella o gentile la persona che ti piace. Deve sempre esserci un particolare che non riesci a sopportare. Così, quando ti fa arrabbiare, puoi aggrapparti a quel dettaglio e mantenere il punto fino a quando non si fa perdonare. Sua madre, Melissa, aveva vissuto per tutta la vita secondo quel mantra ed era rimasta sposata per 31 anni con lo stesso uomo, Joe. Nei 3 decenni del loro matrimonio avevano litigato un migliaio di volte, ma avevano sempre fatto pace e tutti li consideravano una coppia solida. Si erano conosciuti sul set di un video musicale poco prima di sposarsi. Lui era un musicista, lei una delle ballerine che dovevano danzare sulle note del suo brano. Joe le aveva chiesto il numero quella sera stessa e 3 giorni dopo Melissa era partita con lui per la tournée, che era durata un intero anno. Eppure forse era stata proprio la loro pazzia tenerli insieme per tutto quel tempo. Si erano amati tanto, anche se nessuno aveva mai compreso appieno il loro matrimonio. Quando gli avevano chiesto come le avesse fatto la proposta, Joe aveva risposto: «Eravamo in un ristorante e avevamo appena fatto pace dopo l'ennesima discussione. All'improvviso Melissa mi dice: "Sono incinta. Sei ancora troppo stupido, hai intenzione di comprarmi un anello." Era la prima volta che mi parlava di una gravidanza. Joe e Melissa non erano cattive persone, ma erano 2 pessimi genitori. Non sono mai stati presenti per Paola, che è cresciuta da sola o con la domestica, che sbrigava le faccende domestiche per loro. A soli 9 anni era già abituata a stare a casa da sola per ore. I suoi genitori non hanno mai partecipato ad una sua partita di tennis e nemmeno alle recite scolastiche in cui interpretava la protagonista. Erano a casa solo quando Joe non era in tournée e non aveva impegni in studio. Sua madre le diceva sempre: "Perché devo sempre essere io quella che resta a casa con la bambina mentre tuo padre insegue i suoi sogni?" E quando erano effettivamente a casa, passavano tutto il tempo a litigare. A 15 anni Paola ha incontrato Xavier per la prima volta. Lo ha descritto come la prima persona che l'abbia mai amata. Era bello, intelligente e romantico. Le faceva tanti complimenti e per la prima volta la faceva sentire desiderata. Tuttavia è stata proprio sua madre la prima a dirle che Xavier non era il ragazzo giusto per lei. "Ho un brutto presentimento e sono sicura che non ti merita", le diceva. Ma Paola rispondeva: "È l'unico che mi ama veramente e non mi vede come un peso". Xavier le ha messo le mani addosso per la prima volta quando Paola aveva appena 18 anni. Quel giorno ha indossato una minigonna, ma lui voleva che andasse a mettere qualcosa di più coprente. Lei gli ha risposto che aveva il diritto di indossare ciò che voleva e lui l'ha picchiata. Una settimana dopo la rottura,
Xavier ha iniziato a farle recapitare ogni giorno delle lettere di scuse, in cui le ripeteva che l'amava follemente. Era il tipo di lettera capace di far librare centinaia di farfalle nello stomaco di una ragazza così giovane. Per 3 mesi interi, senza mancare nemmeno un giorno, Xavier ha continuato a chiederle scusa e Paola non ha potuto fare a meno di perdonarlo. Quando ha scelto di tornare con lui, però, i suoi genitori le hanno proibito di vederlo e lei, in pieno spirito di ribellione, è scappata di casa per stare con lui. Invece di vivere per sempre felice e contenta, però, Paola è passata dalla padella alla brace. Anche i suoi amici le hanno consigliato più volte di interrompere la relazione, ma quando è rimasta incinta, Paola ha deciso di concedergli l'ultima possibilità. Pensava che un figlio lo avrebbe cambiato, ammorbidito, ma la sua tenerezza è durata solo per qualche giorno. Paola ha avuto un travaglio complicato, che è durato più di 3 ore, al termine del quale i medici hanno scoperto qualcosa di molto strano nella neonata. Dopo aver eseguito degli esami, i dottori hanno chiesto alla coppia di tornare in ospedale dopo un mese per portare a termine l'intervento chirurgico necessario per curarla della sua anomalia. A casa, però, Paola ha realizzato che Xavier detestava quella bambina per la sua malformazione. Non la prendeva mai in braccio e passava tanto tempo fuori casa. Quando la neomamma lo ha rimproverato, lui ha rispolverato il suo lato violetto e l'ha spinta a scappare ancora una volta di casa, dove l'abbiamo lasciata. Di fronte all'orfanotrofio, dove aveva deciso di lasciare la sua bambina per tenerla al sicuro dal padre, Paola ha osservato con ansia quel principe che si era trasformato in una bestia. Ha bussato alla porta del centro e si è nascosta dietro una parete per assicurarsi che qualcuno all'interno prendesse sua figlia. I volontari nell'orfanotrofio non hanno esitato ad accogliere quella neonata bagnata di sangue e acqua piovana. Quando l'hanno spogliata per asciugarla, hanno scoperto quello che aveva turbato Xavier. La bambina aveva 6 gambe. Sotto i vestiti c'era anche un biglietto lasciato dalla mamma, che spiegava la situazione e scriveva: «Amo mia figlia, ma per il momento è più sicura qui che con me. Prometto che tornerò a prenderla. Si chiama Maya». Il personale dell'orfanotrofio ha contattato per sicurezza l'ospedale e ha spiegato che la bambina era nata come parte di una gravidanza plurigemellare, ma che probabilmente aveva assorbito gli altri 2 fratelli nel suo corpo durante lo sviluppo. Fuori dall'orfanotrofio, Xavier ha pregato Paola di non lasciarlo e le ha promesso che avrebbe voluto bene alla loro bambina, ma lei ha preferito tornare dai genitori, che l'hanno perdonata. 4 mesi dopo è tornata a riprendere Maya, dimostrando di essere sua madre, recitando a memoria il contenuto della lettera. Il personale della struttura si era occupato anche dell'operazione, così la piccola è potuta tornare a casa con la mamma in perfette condizioni di salute. Cosa pensate della storia di Paola? Ditecelo nei commenti.